Carissime amiche, carissimi amici, eccoci di nuovo per la seconda puntata di questa serie che riguarda Biolab di Pesaro, queste 5 strutture sul territorio nella nostra provincia che lavorano a termini di analisi, quindi prevenzione, analisi di laboratorio, ma non solo. Oggi con il dottor Calcinari siamo a Fano. Buonasera. Buonasera. Siamo a Fano perché Fano è la seconda sede storica del Biolab. Sì, Fano è il secondo laboratorio e l'abbiamo acquisito nel 2011. È il centro che prevediamo nei prossimi anni farà più prelievi rispetto, ecco, a tutte le strutture del laboratorio. Quindi è il centro su cui puntiamo maggiormente e stiamo più attenti. A testimonianza anche dell'importanza che Fano riveste, è la seconda città della provincia di Pesaro, esatto. In realtà la terza delle Marche. Esattamente, esattamente, proprio per questo. E anche perché a Fano, in città, ci sono solo 2 laboratori privati e quindi il mercato è più fluido, diciamo così. C'è sicuramente tanta richiesta e sì. Necessità, perché poi appunto le offerte di Biolab sono tantissime. Una delle cose che poi va a far sì che si parli davvero di eccellenza è la possibilità, per esempio, dottore, di fare i prelievi a domicilio, ma non solo i prelievi. Esattamente. Allora, Biolab da sempre esegue prelievi domiciliari. Questo perché, come abbiamo detto anche alla puntata precedente, Biolab pone la massima attenzione al paziente e il prelievo domiciliare è un'espressione di questa attenzione per i pazienti che non potrebbero raggiungere le nostre strutture. E a domicilio, oltre a prelievi, facciamo tutta una serie anche di servizi infermieristici che possono essere dalle medicazioni a ECG, Holter, tutto ciò che, ecco, il paziente ha bisogno come servizio infermieristico, noi lo portiamo a domicilio. Pensate che straordinarietà la telemedicina, che è proprio una delle nuove frontiere della medicina, la possibilità di eseguire esami a distanza, Biolab ve la porta direttamente a casa. Cioè, permetteteci, scusate se poco, ma non solo, Biolab poi mette anche a disposizione delle persone che vi si rivolgono 3 medici, sì, a proprio dedicati a loro per affrontare al meglio tutto un percorso che poi interfaccerà ciò che devono fare i pazienti anche con tutta quella che è la medicina del territorio. Quindi è davvero una connessione perfetta con quello che avviene sul territorio per migliorare il percorso di cura dei pazienti. Sì, come interfaccia tra le attività di laboratorio e i medici di medicina generale abbiamo 3 medici che sono il dottor Turrini, che avete già conosciuto, e il dottor De Santi, che conoscerete, e il dottor Contini, che conoscerete proprio questa sera. E questi 3 medici di comprovata esperienza sono a disposizione gratuita dei pazienti per, ripeto, fare da interfaccia tra il loro medico di medicina generale, il loro medico di base e le attività di laboratorio. Quindi è davvero una connessione incredibile, si parla tanto di multidisciplinarità, di collaborazione fra tutte le branche della sanità, qui è messa veramente in pratica al 100%, perché grazie a questo intervento poi i pazienti possono sicuramente indirizzarsi meglio insieme ai loro medici di medicina generale nel loro percorso. Ultima cosa, l'ha già annunciato, parleremo oggi col dottor Contini e parleremo esattamente di colesterolo, una patologia molto subdola, dottore, perché non si sa di averla e quindi cosa si può fare per capire se averla o no? Per tutto ciò che è il colesterolo, ma direi il quadro lipidico in generale, le analisi di laboratorio fanno diagnosi, quindi ecco, l'unico modo è tenersi periodicamente sotto controllo. Quindi tenersi sotto controllo, rivolgersi a chi fa analisi, a chi fa prevenzione sul territorio, rivolgersi a una struttura come Biolab. Andiamo adesso a sentire il dottor Contini. Grazie, dottore. Buonasera. E siamo nello studio del dottor Nicola Contini. Buonasera, dottore. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a voi per ospitarci in questa straordinaria e bellissima struttura di Fano, il Biolab, la sede cittadina di Fano, proprio in centro alla città.
Dottore, oggi parleremo di un aspetto importantissimo per quello che riguarda la nostra salute, il colesterolo. Che cos'è il colesterolo, dottore? Innanzitutto ringrazio per l'invito e ringrazio per darmi l'opportunità di parlare di colesterolo, che è una molecola a carattere lipidico, è un lipide steroideo, diverso da tutti gli altri lipidi perché non ha un carattere energetico ma solo un carattere strutturale. Il colesterolo, perché interessa molto, strutturalmente, come è a livello biochimico, è una molecola molto complessa anche per noi stessi. Però in questa intervista gradirei mandare un messaggio su come prevenire alti livelli di colesterolo che poi, come vedremo, rappresentano un fattore di rischio. Allora, cos'è il colesterolo? Il colesterolo è un lipide steroideo, non ha funzione energetica e la sua caratteristica è che è presente solo nel regno animale, cioè i vegetali non hanno colesterolo, hanno un analogo del colesterolo che noi chiamiamo fitosterolo. Il colesterolo è essenziale per la nostra vita perché senza colesterolo noi non potremo sopravvivere. Perché è essenziale? Perché è una forma strutturale e a cosa serve? Serve per costituire le membrane cellulari. Senza membrana cellulare noi non potremo sopravvivere. È importante per la sintesi della guaina mielinica, che è necessaria per la conduzione di stimoli nervosi, fondamentale per la sintesi di vitamina D, perché la vitamina D come base è la molecola del colesterolo, è fondamentale per la sintesi di tutti gli ormoni steroidei, perciò ormoni sessuali e ormoni praticamente glucocorticoidi come il cortisolo. Perciò il colesterolo è essenzialmente fondamentale per la nostra vita, perciò è un qualcosa di buono che noi abbiamo e sarebbe una sfortuna non averlo. Però, dottore, da come ce lo racconta lei, dovremmo essere pieni di colesterolo. In realtà così non è, perché il colesterolo può essere anche un grosso fattore di rischio. Esatto. Allora, noi dobbiamo distinguere fra colesterolo, che abbiamo detto che è un qualcosa di positivo e bene per la nostra vita, senza di questo non potremmo sopravvivere, ma fattore di rischio quando noi dobbiamo distinguere colesterolo da colesterolemia. Cioè il colesterolo diventa pericoloso e diventa nocivo e diventa, diciamo, un fattore negativo quando nel sangue supera certi valori. Perciò noi dobbiamo distinguere tra colesterolo e colesterolemia. Cioè il colesterolo quando elevato diventa un fattore di rischio vascolare. In una precedente intervista un mio collega aveva parlato dei fattori di rischio vascolari, cardiovascolari, evidenziando fattori di rischio modificabili e non modificabili. Fra i non modificabili ha evidenziato il colesterolo. Il colesterolo praticamente diventa un fattore di rischio importante a livello cardiovascolare, ecco perché capire perché il colesterolo nel sangue diventa un fattore di rischio e quando diventa un fattore di rischio è fondamentale, praticamente. Dottore, quindi la colesterolemia misura la quantità di colesterolo nel sangue, ma quanto di questo colesterolo è di origine endemica, cioè mio, prodotto dal mio organismo, e quanto invece è introdotto dagli alimenti, da quello che mangio tutti i giorni e che chissà quanto potrebbe essere sbagliato in questi termini? Esatto, è relativamente sbagliato perché in realtà la colesterolemia è determinata in parte dal colesterolo esogeno che noi assumiamo dagli alimenti e in parte da quello endogeno, cioè quello che le nostre cellule costruiscono praticamente. Infatti, in un certo senso è un messaggio sbagliato perché le linee americane avevano dato dei consigli, le linee guida americane, per quanto riguarda l'assunzione di colesterolo dagli alimenti giornaliera. 10 anni fa queste linee guida sono state abolite. Perché? Perché si è visto che in realtà il colesterolo alimentare non influisce sulla colesterolemia. Cioè solo il 10% di colesterolo che noi abbiamo in circolo del sangue proviene dal colesterolo alimentare. Questo perché? Perché a livello degli enterociti, che sono cellule della parete intestinale, abbiamo un plateau, abbiamo un feedback, cioè dove più di una tanta quantità di colesterolo non si assorbe. Cioè, se noi mangiamo in un unico pasto praticamente una quantità di colesterolo superiore a 500 mg, tutto il resto viene eliminato con le feci. Questo che cosa significa? Significa che se noi facciamo un pasto abbondantissimo di alimenti con anticolesterolo, noi modifichiamo di poco e niente la colesterolemia nel sangue. È vero che non aumenta il colesterolo nel sangue,
però è anche vero che influisce molto sulla produzione di colesterolo endogeno. Il colesterolo endogeno dove viene prodotto? Cioè tutte le cellule del nostro organismo sono in grado di produrre colesterolo, partendo da una molecola che è l'acetilcoenzima A. Questa molecola si forma dai glucidi, posso dagli zuccheri e dagli acidi grassi. Questa molecola, trasformata in acetilcoenzima A, viene trasformata in colesterolo da un enzima che noi chiamiamo del colesterolo che è presente in tutte le cellule. Però tutte le cellule dell'organismo producono la quantità di colesterolo che serve a loro stesse, come abbiamo visto prima, per produrre ormoni, per produrre le strutture di membrane cellulari. Mentre le cellule epatiche producono una quantità di colesterolo tale, praticamente, che serve alle cellule stesse epatiche, ma serve anche per formare sali biliari fondamentali per la digestione dei grassi, serve anche per fornire il colesterolo alle altre cellule dell'organismo. Perciò la maggior parte di colesterolo, il 90% di colesterolo che noi abbiamo nel sangue, è di sintesi epatica, viene prodotto praticamente dal fegato. Però il fegato non produce a caso il colesterolo, cioè nel senso che questo enzima che abbiamo detto, enzima che modula il colesterolo, viene attivato o disattivato da farmaci o anche da alimenti. Per esempio abbiamo farmaci come le statine che bloccano questo enzima, perciò bloccano la sintesi del colesterolo, e questo enzima funziona prevalentemente di notte, per cui è importante, ecco, la statina assumerla la sera. Poi abbiamo alimenti come la fibra alimentare, che poi lo vedremo dopo. La fibra alimentare, una volta assorbita, produce dei metaboliti, che è un acido butirrico, che ha la stessa azione della statina sull'enzima che produce il colesterolo, perciò blocca la sintesi del colesterolo. Viceversa, acidi grassi saturi e trans, insulina specialmente, portano a un'attivazione di questo enzima e a un aumento di produzione del colesterolo. Perciò noi cosa vediamo? Questo è importante poi ai fini terapeutici e anche alimentari. Vediamo che la dieta in realtà è vero che influisce per 10% sul colesterolo che noi abbiamo in circolo, però non è vero che la dieta praticamente non è importante, perché la dieta modula nel fegato la produzione di colesterolo e questo è determinante. Chiaro, in poche parole c'è un effetto indiretto, non diretto da parte della dieta, se non in minima quantità, ma con il cibo che assumiamo si mettono in moto dei meccanismi proprio fisiologici che portano poi alla produzione di colesterolo endogeno. Noi vediamo ad un certo punto, per esempio a livello alimentare, che sono c'è l'uovo. L'uovo contiene, un tuorlo d'uovo, 300 mg di colesterolo, fondamentale per la vita, perché il pulcino poi nasce praticamente dall'uovo. Perciò vediamo come il colesterolo è fondamentale per la vita. Le uova di oggi contengono meno colesterolo perché le galline vengono alimentate diversamente, per cui sono scese a 260 mg di colesterolo, però l'uovo non influisce minimamente sul colesterolo. Perché? Perché l'uovo contiene, oltre al colesterolo, 300 mg contiene la lecitina, che è un potente antidoto del colesterolo, perciò tutto sommato, se noi mangiamo una frittata di 10 uova, faccio per dire, la quantità di colesterolo che assorbiamo è minima. Forse è più importante una baguette, perché una baguette fa più colesterolo di un uovo, perché la baguette, abbiamo visto, a livello del fegato, l'acetilcoenzima si forma partendo dagli zuccheri, dai glucidi. Il glucida si trasforma in acetilcoenzima e l'acetilcoenzima viene, tramite l'enzima attivatore del colesterolo, trasformato, oltre che viene trasformato il colesterolo, lo zucchero attiva anche l'insulina, che è un forte attivatore di questo enzima per la produzione di colesterolo. Quindi, dottore, ci sentiamo di sconsigliare l'assunzione di una baguette con dentro 10 frittate, perché potrebbe essere eccessivo per il colesterolo. Oppure, ecco, siccome c'è questo limite di assorbimento della parete intestinale di 300 mg, 500 mg al giorno, era consigliato l'assunzione di 300 mg al giorno, allora conviene, anche in prevenzione, magari fare un pasto ricco di grassi. Tanto noi sappiamo, se mangiamo una frittata con 10 uova, con una bistecca, più di quel colesterolo non ne assorbiamo, piuttosto che fare pasti frazionati. E chiaramente gli zuccheri, specialmente i cereali raffinati, poi portano a un innalzamento abbastanza consistente del colesterolo. Dottore, la domanda da $1 milione che tutti noi facciamo quando guardiamo il risultato delle analisi che poi veniamo a fare in laboratori come questo, il BioLab,
Colesterolo buono e colesterolo cattivo. Ci spieghi esattamente la differenza fra queste due terminologie per farci capire poi perché uno è buono e l'altro cattivo. Ecco, in realtà il colesterolo è uno solo, perciò lo stesso colesterolo non può essere buono o cattivo, perché non esistono diversi tipi di colesterolo, esiste un colesterolo. Allora, perché si parla di colesterolo buono e colesterolo cattivo? E qui dobbiamo vedere un pochettino come il colesterolo circola nel sangue. Allora, se noi nel sangue abbiamo molti radicali liberi, se abbiamo molti ossidanti, cosa succede? Che questo LDL a un certo punto si ossida e diventa irriconoscibile per le cellule, perciò continua a girare finché è riconosciuto solo ed esclusivamente da certe cellule che sono sulla superficie praticamente dei vasi, che sono i macrofagi, vengono inglobati in queste, il macrofago muore e dà inizio alla formazione della placca aterosclerotica e perciò è per questo motivo che viene definito colesterolo cattivo. Però in realtà anche lui non è un colesterolo proprio cattivo, poi in realtà l'LDL è cattiva, perché noi diciamo LDL, quando noi facciamo gli analisi del sangue, noi dosiamo l'LDL, però quando dosiamo l'LDL, noi, l'LDL non sono tutte uguali, sono più grandi e più piccoline, sono quelle più piccoline che sono dannose. Allora solo con un opportuno esame noi possiamo valutare queste e vedere il rischio, perché la più grossa in realtà non è dannosa nemmeno. Sono dannose perché più facilmente vengono inglobate dai macrofagi. E questo è, diciamo, il colesterolo, quello cattivo. Viceversa il fegato cosa fa? Produce lui altre lipoproteine che chiamiamo HDL. Queste lipoproteine che noi chiamiamo HDL sono ancora più piccole e più dense, però sono lipoproteine che hanno un guscio ma dentro non hanno niente. Tornano in circolo e loro cosa fanno? Queste LDL ossidate, che però sono pericolose, le vanno praticamente ad inglobare e le vanno, diciamo, in un certo senso hanno una funzione spazzina a pulirle, per poi una volta inglobate questo colesterolo all'interno, ritorno al fegato e si chiama trasporto inverso del colesterolo, dove il fegato cosa fa? Le smonta, quello che non serve le elimina tramite la bile e tramite l'intestino, ecco dove poi i fattori di assorbimento intestinale. Poi l'HDL non ha... A questo proposito, volevo fare una domanda interessante, dottore. Lei ha parlato di eliminazione tramite le feci, no? Ma se dovessero esserci problemi relativi, per esempio, a persone che fanno fatica a essere regolari dal punto di vista intestinale, questo può essere un cofattore di rischio per quello che riguarda un'ipercolesterolemia? Allora, non è un fattore di rischio perché... No, se l'alimentazione è un'alimentazione corretta, perché dopo adesso vedremo poi brevemente qualche cenno sull'alimentazione, se l'alimentazione contiene dei fitosteroli che ci impediscono, perché noi abbiamo detto prima che la mucosità ha un feedback, più di quello non assorbe, però assorbe il colesterolo del circolo interepatico, perciò se noi abbiamo sufficienti fitosteroli nella dieta, questo assorbimento viene comunque bloccato indipendentemente dalla stipsi oppure no. Però l'HDL viene definito buono per questo effetto spazzino, ma anche perché l'HDL in realtà c'è un effetto antiossidante e se non si ossidano le LDL non diventano cattive. C'ha un effetto antinfiammatorio e noi sappiamo che per i problemi cardiovascolari il primo movente è l'infiammazione. Se non c'è l'infiammazione non avvengono placche aterosclerotiche. E poi è antitrombotico. Allora, per queste caratteristiche questo viene definito colesterolo buono. Però in realtà il colesterolo cattivo, che è l'LDL, potrebbe essere anche un colesterolo buono, perché in fondo ci nutre le cellule. Il colesterolo buono, praticamente, se è stato fatto, noi abbiamo creato le statine funzionano e hanno una buona prevenzione documentata e indiscutibile. Le case farmaceutiche hanno generato farmaci per aumentare le HDL e ci sono riuscite, proprio perché poi questo è stato bloccato, perché le HDL che provengono dall'alimentazione, sono HDL funzionali e buone, quelle che vi ho detto prima. Le HDL che si creavano con i farmaci erano HDL disfunzionali, cioè che facevano l'effetto contrario, cioè erano ossidanti, erano infiammatorie, erano trombotiche, per cui la ricerca qui è stata sospesa. E questo è il motivo per cui il colesterolo HDL è stato buono. Però questa premessa perché è importante? Chiaramente estremamente sintetica, perché purtroppo
meriterebbe tempi e spazi praticamente più. Già. Questo per far capire quali sono gli obiettivi su cui la dieta può agire praticamente, perché poi fondamentale il principio è la dieta, perché noi dobbiamo sempre impostare un regime alimentare e evitare finché possibile l'assunzione del farmaco, che è documentata quanto praticamente poi la dieta non può arrivare a certi livelli di colesterolo, che sono l'obiettivo prefissato. Dottore, adesso ci spostiamo nell'ultimo settore nel quale andremo a lavorare oggi, per poi andare effettivamente a parlare più approfonditamente della dieta. Grazie. Dottore, quindi abbiamo già percepito quindi che per quanto importante la dieta ha un ruolo non fondamentale per quello che riguarda il colesterolo nel sangue, però sicuramente ci sono degli obiettivi da poter perseguire attraverso l'alimentazione per diminuire i fattori di rischio. La dieta è fondamentale perché l'enzima che forma il colesterolo a livello dell'epatocita è modulato da farmaci e dalla dieta. Fondamentale, allora, cosa dobbiamo dire? Prima abbiamo parlato inizialmente della fibra alimentare. Fibra alimentare è importante per quale motivo? Un triplice motivo. Fibra alimentare innanzitutto ci impedisce l'assorbimento di quel colesterolo del circolo intero epatico che abbiamo visto prima, di quello che viene eliminato in eccesso con la bile. Secondamente la fibra alimentare ci diminuisce a livello intestinale l'assorbimento degli zuccheri, dei glucidi, che abbiamo visto che è la base della sintesi del circolo enzima A per formare il colesterolo. Perciò ci impedisce il picco insulinemico che stimola questo enzima a produrre colesterolo. E inoltre la fibra alimentare ha anche una proprietà, diciamo, ipolipemizzante. Oltre alla fibra alimentare, che troviamo nei cibi integrali. Noi possiamo usare molto anche la fibra solubile, che la fibra solubile ha un'azione come l'enzetimibe che abbiamo detto all'inizio, cioè quello di impedire l'assorbimento intestinale praticamente del colesterolo. Fibra solubile, perciò cos'è raccomandato? Abbondante uso di avena, almeno 4 volte alla settimana, usare l'orzo, usare le melanzane e fondamentalmente i legumi almeno 3-4 volte alla settimana. Poi un altro importante fattore alimentare che ci limita la colesterolemia è la lecitina. La lecitina non è una fibra, è un fosfolipide e ha azione A, è quella sempre di legarsi alle cellule cellulari impedendo l'assorbimento di colesterolo praticamente alimentare, e inoltre la lecitina ha un'azione stimolando la funzione, che abbiamo visto che le HDL, per colesterolo buono, hanno diverse funzioni a livello del torrente circolatorio nel prevenire il fenomeno aterosclerotico, di attivare praticamente le HDL. È un alimento buono, ipolipemizzante, la soia, perché la soia contiene sia una notevole quantità di fibra alimentare e sia una notevole quantità praticamente di lecitina. Poi abbiamo come altro alimento fondamentale per l'olio di oliva. Olio di oliva perché? Perché l'olio di oliva contiene molti fitosteroli e contiene molta vitamina E che ha un potere altamente antiossidante. Come potere antiossidante sarebbe raccomandata anche l'assunzione di vitamina C per il suo potere antiossidante, per impedire all'LDL, diciamo, di mutare. Poi abbiamo, oltre all'olio di oliva, abbiamo detto prima, c'è un circolo intero epatico del colesterolo, cioè quando il fegato ha un eccesso lo elimina tramite la bile, e abbiamo delle sostanze colagoghe che servono a spremere la colecista e eliminare questa bile, e specialmente il carciofo, diciamo, che è una sostanza molto utile da questo punto di vista per eliminare questo eccesso. Una domanda, dottore, l'ultima domanda, che poi è una doppia domanda. Prima cosa, quali sono i valori determinati da queste linee guida? Non vediamo il colesterolo totale, che più o meno sono considerati sui 200. Le HDL che debbono essere superiori almeno a 40 nell'uomo e a 50 nella donna, ma fondamentale è l'LDL. L'LDL è quello che abbiamo definito colesterolo cattivo, però l'LDL non ha un valore, cioè le linee guida dicono come cutoff 130.
però 130 si intende in una persona che non ha problemi di salute, non ha familiarità preventiva scolari, non ha diabete, non ha altre malattie metaboliche. Però poi questo valore viene abbassato a seconda la situazione clinica della persona, cioè già una persona diabetica che non ha avuto fattori vascolari deve stare 100 anche sotto a 100 di LDL. Una persona che ha avuto un infarto miocardico, la linea guida attuale dice stare sotto i 70. Addirittura oggi la linea guida per chi ha avuto infarto miocardico e portatore di stent dice di stare sotto a 40. Perciò ecco, è come un vestito sartoriale che dipende praticamente dallo stato clinico della persona praticamente. Quindi davvero un messaggio importante quello del dottor Contini in conclusione di questo incontro, perché? Perché ci fa capire quanto a livello di prevenzione generale, abbiamo parlato di colesterolo ma vale per tantissime cose, fare le analisi è davvero importantissimo perché ci dà il quadro della situazione ad ognuno di noi del nostro stato e benessere fisico e poi gli eventuali interventi che ci sono da fare. Grazie davvero dottor Contini. Ringrazio a tutti e buonasera a tutti. Quindi grazie davvero al dottor Contini, è stato interessantissimo. Buona serata a tutti, restate su Rossini TV, ci vediamo la settimana prossima.